grazie, sono molto lieto di essere qui e chi non lo sarebbe, un convegno, a parte un intervento meraviglioso, forse un po' lungo, pazienza, ma veramente meraviglioso. Mi sento dunque in buona compagnia, anche se molto, molto, molto sgomento di essere qui. Senza compassione, dottor Zucca, per distinguermi dal suo bellissimo intervento, che è quello che mi è piaciuto di più. Perché sono sgomento? Perché lo ha ricordato Ennio Lenti, il Tribunale è la casa dei cittadini, e questo spiega la grossa resistenza che qualsiasi forza politica fa rispetto a far entrare i rappresentanti dei cittadini nei consigli giudiziari. Ma soprattutto dimenticano chi ha deciso che la casa degli avvocati, perché una legge dello Stato, e l'ignoranza di legge per dei giudici è più grave dell'ignoranza di legge per i cittadini, che una legge dello Stato del 1995 prevede che il Consiglio dell'Ordine sia obbligatoriamente all'interno del Tribunale. Noi eravamo destinati ad andare al posto del Tribunale di sorveglianza, che è, scusate l'espressione, il culo ai lupi di un posto assolutamente poco agevole. Ma avendomi un collega suggerito che c'era quel testo di legge, perché io notoriamente non studio le leggi, e il tribunale fu costretto. Allora è la nostra casa. Essere per la prima volta fuori dalla nostra casa mi rende sgomento per l'oggi e anche per il domani. Allora, perché sono qui? Uno deve sempre domandarsi, ma perché mi hanno invitato? Allora, io credo di aver difeso un centinaio, migliaia, 500 processi politici. Non ho mai difeso processi notaro, almeno negli ultimi 10 anni. Cos'è i processi notaro? Qui il professor Pellissero, che ha scritto testi e manuali sul tema, mi confermerà che è un processo per delitti politici. È una ovvietà, ma siccome non l'abbiamo ancora detta, dobbiamo dirla, perché sono certamente delitti comuni determinati in tutto o in parte da motivi politici. Articolo 8, terzo comma. Che cosa succede nei processi per delitti politici, che io assemblerò e chiamerò processi politici? Succede quello che abbiamo deciso una volta per tutte qui a Torino 35 anni fa, e Torino per cortesia non deve ritornare indietro. Quali sono i ruoli delle parti nei processi politici? Li guardiamo uno per uno. Primo, gli imputati. Adesso vi leggo che cosa ha scritto il papà di Anna Chiusano, che cosa hanno scritto i 20 difensori d'ufficio, tra cui chi vi parla, che accettarono difese d'ufficio nell'increscio, meglio devo dire, affrontando il rischio della vita perché le istituzioni repubblicane vivessero. Cosa hanno scritto in questo documento? Hanno scritto: la verità è che nei processi cosiddetti politici l'imputato teme meno la condanna che la possibile perdita della sua coerenza ideale, in una parola della sua personalità, e quantomeno non è disposto, per guadagnare qualche anno di galera, se non addirittura la liberazione, a pagare un simile prezzo. Breve, il più sicuro attestato di democrazia e libertà di un ordinamento lo si trae proprio dalla misura in cui consente agli imputati politici la conservazione della loro personalità, in ciò differenziandosi dagli ordinamenti autoritari dove posizioni ideologiche sgradite vengono svalutate con mezzi vari sino anche all'irrisione. È pazzo, si dice. Questo
abbiamo scritto, ha scritto suo papà, l'avvocato Vittorio Chiusano e i 20 difensori d'ufficio. Dunque, adesso vi leggo la data, 17 giugno 1978. Allora dire che nei processi politici, nei processi notari, deve essere garantito all'imputato di conservare la pienezza della sua personalità, delle sue idee, e non deve essere contrastata questa personalità dell'imputato, e non deve essere svilita, adulterata, e dire un qualche cosa che noi abbiamo già superato nel 1978. Caro Novaro, non è che non ce l'abbiano fatte prima del 1978, ne racconto solo due perché sono molto simpatiche. A un imputato, di cui non cito il nome perché poverino è già mancato, gli venne domandato, non riesco a ricordarmi il nome del pubblico ministero che gli domandò, sono incerto tra due o tre nomi e nell'incertezza in dubbio per l'imputato, cioè per quel pubblico ministero che ha fatto questa domanda. Domanda, però c'è verbale, eh? Era un imputato che militava in potere operaio. La domanda fu, perché tanti di voi nominano l'avvocato Zancan? Risposta, perché è molto bravo. Mai nessun elogio è stato da me più gradito. Perché bastava che dicesse perché c'è vicino. Io non sarei qui a parlare, cominciamo di questo e forse sarebbe magari gradito a voi. La seconda storia, incominciarono le perquisizioni nelle borse degli avvocati e sua mamma di quel signore lì col gol verde, e sua mamma, la più splendido avvocato che io ho mai conosciuto in vita mia, l'avvocato Bianca Guidetti Serra, a un certo punto nell'aula della Corte d'Assise, lei, gentili appartenenti alle forze dell'ordine, ci dissero, dobbiamo perquisire la sua borsa. Eravamo intorno al 1975, io ero un cagnolino dietro all'avvocato Bianca Guidetti Serra e lei disse, la borsa dell'avvocato non si perquisisce. E io, è vero, non si perquisisce la borsa dell'avvocato. Pensate cos'è adesso. Naturalmente poi sua mamma aggiunse, perché naturalmente questo comporterebbe perquisire la borsa dei giudici, dei pubblici ministeri e quant'altro, però no. Alla fine ottenemmo un'ordinanza del compianto e degnissimo presidente Barbaro, che un po' così con compromesso disse, la borsa dell'avvocato non dovrebbe mai essere perquisita, però siccome non può escludersi una distrazione che possa indurre qualcheduno a mettere un qualche cosa di nocivo nella borsa dell'avvocato, consente alle forze dell'ordine di perquisirla con discrezione. Quindi succedono queste cose, non è problema. Il ruolo dell'avvocato. E qui io dovrò scontentare tantissimi, prendermi i fischi, io però devo dire la mia. Allora, l'avvocato è un appassionato partigiano, secondo la straordinaria definizione di Calamandrei. Il che significa che deve essere appassionatamente dalla parte dell'imputato. Ma, e qui distinguo che può darsi non piaccia, ma non mi importa.
ma non può essere identificato con l'immutato. E questo è uno snodo fondamentale. Vorrei dire, cari giovani colleghi, se ce n'è ancora qualcheduno, cari giovani colleghi, questo è uno snodo fondamentale, perché la identificazione ignobile di chi, difendendo un leader politico, perse la causa in tribunale, disse: abbiamo perso qui, ma vinceremo in Parlamento. Voi lo ricordate? Quella identificazione è ignobile e appiattisce la figura dell'avvocato con quella della parte nei processi politici. Ma pensate poi, per esempio, quale carosello sarebbe se un avvocato fosse un giorno un rapinatore, l'altro giorno uno stupratore, il terzo giorno un mafioso, il quarto giorno un terrorista, rosso, nero, bianco. Non c'è dubbio che la forza dell'avvocato è essere appassionato partigiano, ma autonomo rispetto al proprio assistito. Li ho letti anch'io, cari colleghi, i processi degli anarchici. Io andavo a cercarli nelle bancherelle di Corso Porto e li cercavo, me li facevo tenere, i processi degli anarchici. Io ero innamorato di Pietro Gori, quello della canzone Addio Lugano Bella, che andava a difendere gli anarchici. Prima, come si usava allora, si elogiava per 2 o 3 ore la città in cui si arrivava. Poi si diceva pure che si era lì per adesione ideale agli imputati dentro la gabbia, il presidente ordinava l'arresto e così Pietro Gori stava 3 giorni in carcere. Non è così, cari colleghi, non è così. La nostra forza è l'autonomia anche dai nostri difesi. Ed è, certo, quali sono gli esempi meravigliosi? Certo, la più bella ringa difensiva, che è quella dei difensori di Luigi Capeto, i quali si alzano e dicono: adesso in questo momento è giusto che si dia la parola al nostro re. Ghigliottina. Coraggiosi ma non giusti, perché nel momento in cui si identificano fanno perdere forza. Noi abbiamo avuto un caso a Torino molto triste, che è quello che nel processo della Thyssen, sotto certi profili anche un processo politico quello, dove si sono diffusi dei volantini, dove gli avvocati venivano qualificati bici di verme, prezzolati, difficile per delle persone legate alle vittime di un atroce fatto, di una gravissima colpo d'olo, mi importa poco, ma di una gravissima responsabilità. Difficile comprendere che quel difensore sta realizzando una norma della nostra Carta Costituzionale, l'articolo 24, terzo comma. Ma vorrei dire a Novaro, che difende in tanti di questi processi, vorrei dire ai colleghi che difendono: la vostra forza sarà se voi conserverete la vostra autonomia. Detto degli imputati, detto degli avvocati, qual è il compito della giurisdizione? La giurisdizione deve prima di tutto garantire la parola degli imputati, che si possono esprimersi nella loro pienezza. Deve anche garantire l'appassionata difesa di questi imputati. Deve sostanzialmente, una parola abusata, come tutte le parole abusate non hanno più il significato bello originario, deve garantire un giusto processo, che si realizza prima di tutto se le due parti più deboli, imputato e avvocato difensore,
possono manifestarsi nella loro ampiezza. Io ho quasi concluso e vorrei dire, riprendendo il discorso del dottor Zucca, che chi non c'è non ha capito una cosa ancora più importante, che qui siamo tutte persone che vogliono un processo giusto e confidano che la giustizia si realizzi. Calamandrei termina una delle sue più appassionate difese e dice: la giustizia non ci tradirà. Mi viene un po' difficile dirlo oggi, ma io ci credo in questo, perché se no non sarei qui. Se io penso agli anni che ho fatto l'avvocato, sarei un cretino, per dire un'altra parola, se non credessi nella giustizia, perché sarebbe dire: io lavoro e non credo che ci sia un ritorno del mio lavoro. Per questo, per l'ennesima volta, ripeto, chi non c'è ha sbagliato. Grazie.